Penso che sia una delle cose più importanti, no, nello sport comunque. Leggo molti commenti, rimango di stucco. È importante mantenere l'impegno nel tempo. Ma se tu le gambe non la diceva tanto. Gliela dico io, no? No, no, veramente, abbiamo 5 minuti, dai. Adesso lo metti in apertura. No, un altro. Quando vuoi, eh? Che c***o ne so, siamo on air. Buongiorno, buongiorno. Benvenuti al nuovo talk di questa settimana. Benvenuti al nuovo talk. Chi è quel brutto signore là, scusi? Preparatore, consulente alimentare, personal trainer. Beh, pesante all'inizio, infatti, dopo iniziare una sorta di allenamento può risultare un po' pesante per chi non l'ha mai fatto, no? Almeno, sì, almeno il primo concettualmente. Mese. Concettualmente. Che ti devi abituare, prendere routine diverse, se no si allenerebbero tutti. Eh no, concettualmente l'iniziare, come tutte le cose all'inizio, sono difficili da farsi piacere. Affrontiamo un po' a grandi linee quello che è l'allenamento per andare in bicicletta, che poi però può essere usato un po' da tutti, anche da chi non va sempre in bicicletta, no? Sono varie fasce di allenamento, sicuramente sia quella specifica per bici, però non è quello che interessa al principiante che va in bici una volta a settimana. Quella lì è la fascia d'allenamento che può fare qualsiasi tipo di persona per tenersi comunque sia bene in forma e mediamente fare in forma. Sì, altro tipo di sport. Inizierei intanto con dire che in percentuale, no? Metti, io vado in bici la domenica, una volta ogni domenica, sì, quindi quattro volte al mese. In percentuale, che vantaggi mi porta allenarmi? E in che modo, magari, come poi posso vederlo realmente quando vado in bici? Allora, sicuramente porta vantaggi, tanto la cosa fondamentale è quella. Sfatiamo un po' il mito anche del discorso, visto che mi hai fatto la domanda di andare in bici la domenica, visto che siamo specializzati in e-bike, sfatiamo un attimo il mito che in e-bike non si fatica e non c'è bisogno di allenamento. Ok. Okay? È un mezzo per tutti, ma l'allenamento è fondamentale. Uno, per godersi l'uscita in tranquillità. Primo, sì, sì. Due, per stare più in sicurezza in bici. Fondamentale. Allenamento vuol dire sicurezza in bici. Tre, per una soddisfazione personale, visto che abbiamo comprato, come dicevamo nel vecchio talk, abbiamo comprato un prodotto che costa anche svariati soldi, per avere dei benefici sia mentali, di svago, eccetera, eccetera, divertimento, ma anche fisici. La tipologia di allenamento da affrontare, sicuramente per una persona che va in bicicletta mediamente una volta a settimana come hobby, come passatempo, è un allenamento non specifico, di sicuro, un allenamento molto tranquillo e basilare, da strutturare in base al nostro tempo libero in settimana. Quindi potrebbe essere dal semplice stretching più attivazione muscolare un paio di volte a settimana, dedicargli anche semplicemente un quarto d'ora, 20 minuti la mattina. Tutti ce l'abbiamo, un quarto d'ora, 20 minuti la mattina, in basta pasta pranzo, basta svegliarsi prima, basta svegliarsi 10 minuti prima. E già è una cosa fondamentale, perché attivare la struttura muscolare la mattina e fare un bel allungamento magari la sera o in pausa pranzo ci aiuta molto a essere più pronti, meno rigidi col più nostro elastici, fisico, no? Sicuramente. E da abbinare a una semplice camminata o corsa, base alla nostra disponibilità e comunque sia prestazione fisica. La corsa quanto, ad esempio, di durata? Non... Nel senso, tu hai detto due volte, ipotizziamo, due volte alla settimana fai questo stretching. Sveglio muscolare, attivazione muscolare. Quindi si è tratta poco di più fare... di uno stretching, sono dei movimenti, okay, che vanno a attivare i nostri muscoli. Ok, perfetto. Detto molto E dopo fai, certo, la corsetta? No, 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 a parte, a parte. Sottolineiamo che oggi parleremo in maniera molto, sì, per sì, far sì, capire, no, a tutti, superficiale, molto certo, superficiale, magari no, ma basilare. Non, io mi ci non metto entro in prima persona, perché io sono proprio quella persona lì, cioè che va in bicicletta una volta a settimana, a volte anche ogni due settimane, e fa un lavoro davanti al computer sempre, no? Esatto. Proprio zero. Un'altra cosa da
specificare è che non possiamo parlare, rispondere alla tua domanda, non posso dirti quanti minuti, certo. Semplicemente per il fatto che ognuno di noi è diverso e proprio per quello c'è bisogno di un preparatore e di un personal trainer. Adesso diciamo in linea generale cosa dovremmo fare. Poi per i minuti che dovrei correre, i vari tipi di esercizi, come affrontarli, a quanti battiti stare, quello giusto. Purtroppo non riesco a fare una cosa generica perché sarebbe però sbagliatissimo. Orientativamente, se uno corre un quarto d'ora, per dire, pausa pranzo, se ha tempo di cambiarsi. Allora, correre un quarto d'ora non ha senso. Non ha senso. Ecco, beh, è meglio magari affrontare in quel quarto d'ora quell'attivazione muscolare di cui parlavamo o del semplice allungamento, sicuramente è molto meglio. O magari fare, poi ecco, se qualcuno si rivolge a un personal trainer, farsi strutturare magari un mini circuito, qualcosa per il core, ci sono cose più specifiche da affrontare in quella fascia di tempo. Diciamo che comincio a prendere in considerazione di andare a fare una bella camminata veloce o una corsetta, sempre in base al mio fisico, se ho almeno mezz'ora. Ok. Quindi è il tempo di attivazione, perché dobbiamo considerare che anche in quella prestazione lì è fondamentale attivare i muscoli. Cioè non è che mi cambio, parto, scendo le scale, comincio a correre a 15 km/h. È fondamentale anche lì averci un'attivazione muscolare. E a questo mi ricollegavo all'e-bike. La domenica mattina io vedo molti che arrivano, boom, pam, scaricano la bici, si parte, si pedala. È una delle cose più sbagliate che si può fare. Quindi è meglio riattivare i muscoli. Assolutamente. Riscaldamento. Assolutamente. Ok. Questo è proprio il fatto di sottovalutare, no, l'uscita domenicale. Me vo' divertì. Ok. È una cosa che vediamo che fa il 90% delle persone. Sì. Molto comune. Ma però anche noi stessi. Sì, molte delle volte capita. Però oggettivamente dobbiamo pensare che anche se è divertimento, andiamo sempre a affrontare un'attività sportiva. È uno sport a tutti gli effetti. I bike o non i bike. Quindi averci un minimo di accortezza, ma dedicargli anche solo 3 minuti. Come possono essere strutturati questi 3 minuti? Uno, non parto a turbo. Cerco magari di partire a eco con una pedalata agile, così che non sforzo, non indurisco il muscolo, ma l'afflusso sanguigno fa scaldare la gamba. Se trovo quel minutino senza vergogna, magari ecco, lì posso fare quell'attivazione muscolare o quell'allungamento che mi aiuta magari a stare anche meglio in sella. Quindi dedicargli dai 3 ai 5 minuti. Se non voglio fare questo allungamento, semplicemente cerco di partire a eco, avere una pedalata agile. Già questo è un ottimo riscaldamento. Infatti io ho notato, quelle poche volte che ho fatto così, che effettivamente ti cambia tutto il giro poi. Sì, sì, assolutamente. Ti cambia tutto il giro. Assolutamente. Sì. Cambia tutto il giro, che sei più pronto, sei più elastico. Quello è vero. Soprattutto ecco, anche partire con la bici spenta aiuta tanto. Sì. Ti scaldi oppure metti a eco, ma dopo non hai più bisogno di avere un grosso supporto dal motore. No, riesci a strutturarlo meglio. Quello sì, è fondamentale. Non confondere il riscaldamento con, ecco, magari noi parliamo di partire spenti, però consideriamo anche lo stato d'allenamento nostro, siamo abituati. Spenti non in salita, parto in salita, no, spento, certo, e forzo la pedalata. Così t'ammazzi. Pedalare agile, devo sentire il muscolo che lavora ma senza forzare. Invece nello specifico, quali sono i muscoli interessati? Allora, i muscoli interessati, parliamo sempre dell'attività mountain bike. Sempre mountain bike, okay, ovviamente, ma grossolanamente adesso non. Generalmente diciamo che sfruttiamo più catene di muscoli, perché a differenza di come si possa pensare, non sfruttiamo solo le gambe, semplicemente. Beh, certo. Sfruttiamo la maggior parte dei muscoli delle gambe, qualcuno di più, qualcuno di meno. Sfruttiamo soprattutto la parte del core, che è lo stabilizzatore del nostro corpo, che è tutta la parte che è fascia dall'addome alla zona lombare, esatto. Questa è una parte che tanti di noi non conoscono in realtà, ma è fondamentale, perché è ciò che dà struttura al nostro corpo. Diciamo che ciò che dà struttura al nostro corpo è molto molto fondamentale allenarlo e tenerlo attivo. Quindi sfruttiamo, come dicevamo, la catena delle gambe, il core. Sicuramente stabilizziamo anche con i muscoli cervicali e con le braccia, ovviamente. Soprattutto se andiamo a parlare di un discorso mountain bike, dove la parte superiore, a differenza di altri sport come ciclismo su strada, è molto più sollecitata per stabilizzare la bici. Quindi
Sì, non si esiste, si vede anche nei fisici dei corridori, assolutamente, no? Insomma, su sì. Strada sono tutti così, poi c'hanno delle gambe assurde, esatto. Mentre vai su una gara d'enduro downhill sono un po' più strutturati, no? E formati globalmente. Difatti una struttura fisica prestante è fondamentale per un'ottima prestazione, senza ombra di dubbio. Forse più della guida, certo. Forse più della guida a determinati livelli, ma anche a livelli amatoriali, ripeto, per il semplice fatto di sicurezza. Quindi concettualmente sbagliato il classico ciclista che sento che va in palestra o mi chiede la scheda solo gambe. Sbagliatissimo. Beh, certo. La scheda deve essere un full body, quindi tutto il corpo va allenato. Invece il discorso crampi? Allora, il discorso crampi è un altro, ecco, un'altra parentesi fondamentale, perché lì ci andiamo nell'ambito dell'alimentazione e dell'integrazione. Ah, okay. Che è un mondo quindi molto vario e ampio. Lo affronteremo nei prossimi talk, perché meglio di dedicargli, sì. Quindi è molto poco derivante dall'allenamento il crampo. Il crampo fondamentalmente o è un 50-50? No, 50-50 no, è diciamo un 80-20, perché 80 alimentazione e 20 allenamento. Sì, sicuramente è la pompa sodio-potassio che va in deficit e non funziona. Poi magari la spiegheremo più tanti, in deficit. Cioè, si pensa, no, che se non sei allenato ti vengono i crampi. No, non è proprio così. Non è diciamo proprio che così, l'alimentazione diciamo corretta, soprattutto l'integrazione corretta prima, post e durante l'attività fisica previene il crampo, senza ombra di dubbio. Il crampo è semplicemente la fibra muscolare che funziona tramite la pompa sodio-potassio. Fibre di attina e miosina che fanno questo movimento qua rimangono attaccate e non riescono più a staccarsi. Quindi questo è il crampo, quando sentiamo che tira, perché ci viene detto magari gamba alta, stirare, premere la punta verso il ginocchio, perché vai, cerchi di strecciare in dialetto la fibra muscolare, bro. Esatto, e di rilassarla. Però questo qui, ripeto, che l'80% delle volte è dato semplicemente dalla pompa sodio-potassio che è in deficit, quindi da un'integrazione sbagliata, da pochi sali, poco potassio, poca acqua. E ne parleremo quando parliamo di alimentazione. Andiamo avanti. No. Se un signore, un ragazzo, io lo chiamo ragazzi perché c'ho pure io 40 anni, quindi tra i 40, 35, 40, 45, 50 anni, comunque è una fascia grossa di chi va con le bike. E soprattutto che vuole fare enduro perché magari viene dalla moto, perché magari cioè ritorni un po' giovane facendo questi esercizi, sì, no? Allungamento, stretching, riscaldamento. In questa fase deve bere prima, deve bere dopo, deve bere durante? Quanto deve bere? Ok, l'idratazione, perché tanto l'allenamento fa parte anche, cioè, assolutamente, l'idratazione è una cosa che comprende sempre l'ambito alimentazione, certo, però lo tratteremo nello questo specifico. È un punto che possiamo dirlo qui, ripeterlo altre mille volte. Appunto, perché è fondamentale meglio, L'idratazione non va sostenuta solo la gente pensa che vada sostenuta esclusivamente durante l'allenamento, sudo, vado in bici, bevo un litro d'acqua. No, bevi quel litro d'acqua quando vai in bici, bevi prima e bevi dopo. Anche quello serve per prevenire il crampo, quindi, ma non l'acqua che tu bevi durante l'allenamento, l'acqua che bevi soprattutto prima e nel post. Quindi diciamo che un'idratazione corretta 365 giorni l'anno è fondamentale. Quindi 2,5 litri d'acqua al giorno, e poi penso che se ne bevi di più non è un problema, se ne bevi di meno potrebbe diventarlo. Se ne bevi di meno sicuramente, poi anche lì va strutturata in base uomo di media stazza, certo, vita sedentaria, come sportivo, ovviamente quando faccio sport aumento almeno di 0,5 litri, nel periodo estivo aumento, però diciamo è raccomandabile non scendere mai sotto i 2 litri. Quindi è praticamente tutto un insieme di cose, perché l'allenamento poi viene da quanto bevi, da come mangi, da un'integrazione, quindi è tutto un insieme di cose. Diciamo che il vantaggio abbiamo capito che c'è, anche se uno fa un po' di stretching la mattina, il risveglio muscolare, l'attivazione muscolare, muscolare, però se poi non è seguito da una corretta alimentazione, un'integrazione, un corretto apporto di liquidi, lascia un po' il tempo che trova, ci avrà dei suoi vantaggi, che sempre meglio che niente, sempre meglio che non far niente, però non riesce a sostituire una cosa con l'altra. Ho fatto allenamenti di box e di pugilato, tempo un mese che ho smesso, diciamo, e quindi mi sono fatto prendere la mano dal non farli, non avevo voglia, un po' di male, pigrizia, male. Ho perso tutto, sì,
Quindi devi avere una costanza che a volte è quella che mi fa preoccupare a me, non tanto il farlo. Ci sono stati periodi in cui appunto mi sono allenato, però quello non è un problema. Il problema è che sono sicuro che non riesco a mantenere la mia costanza. Sicuramente hai toccato un argomento che riguarda forse il 99,9% delle persone, e hai nominato la parolina magica, che è un po' fondamentale, senza un po' è fondamentale nel nostro ambito. Costanza. Comunque sia, bisogna essere tenaci e perseverare. È una cosa che comunque sia detta così magari può sembrare facile, però in realtà quella è la parte proprio fondamentale. Sì. E la cosa più difficile sicuramente da affrontare. Invece scusa, dopo una discesa, dopo un giro bello faticoso, c'è qualcosa che si può fare oppure è meglio smettere a freddo così? Allora, dopo un giro faticoso sicuramente la cosa fondamentale da fare è quella di fare dello stretching. Okay. Soprattutto è importante tutto l'anno, ma soprattutto d'inverno, proprio perché evitiamo magari fastidiose contratture per il fatto che i nostri muscoli caldi, allungati e pompati di sangue di botto si fermino. Magari mi metto seduto a fare la birra, mi metto seduto via subito in macchina, e lì avvengono quelle contratture fastidiose, quei dolori articolari e muscolari. Quindi sì, dopo una bella uscita impegnativa sicuramente fare dell'allungamento e dello stretching è fondamentale. Quindi in sostanza bisogna accompagnare l'allenamento all'inizio e anche alla fine. Sì, è sì, un po'. Cioè l'attività fisica accompagnarla con l'allenamento fisica, sì, sì, anche l'allenamento. No, prima lui mi ha fatto un esempio bello, nel senso faccio l'uscita magari quella domenicale dove vado ad attivare un po' di più il mio corpo, perché faccio più un'uscita lunga, più impegnativa, più lunga, ci metto più del 2000 mio 2000 metri, esatto. A fine di questa uscita, quindi alla fine di questo allenamento, sicuramente è fondamentale fare dell'allungamento e approcciarlo in una maniera un po' più seria, proprio per sentirmi meglio nei giorni dopo e dare modo ai miei muscoli di recuperare in una maniera migliore. Un quarto d'ora di stretching basta? Beh, diciamo che allora lo stretching, ci sono due estremi: chi fa mezz'ora di stretching meglio di chi ne fa sicuramente 30 secondi, ok, però non serve. Quando approcciamo tra i 5 e i 10 minuti di stretching va più che bene per gruppo muscolare, quindi parte sotto, lower body, upper body, parte superiore. Il tizio che fa 30 secondi, quello che vediamo fare così e poi sale in macchina, ha solo fatto un balletto poco utile. Quindi però cerchiamo di trovare sempre anche... Però è passato per come un pro agli occhi dei... Beh sì, comunque se vi interessa anche qualche consiglio magari ce lo scrivete nei commenti, perché poi possiamo anche vedere di mettervi in contatto con lui e vedere un attimo di fare qualche scheda, qualche cosa. Sì, specifichiamo che non è riguardante solo esclusivamente la mountain bike, eh. Questo è un discorso da cui potete prendere spunto per qualsiasi tipo di sport. Vado a fare trekking, non sono un camminatore, no? Adesso che c'è la neve, adesso snowboard. Se volete anche qualsiasi tipo di consiglio anche lì su qualche movimento, su qualche, perché magari ogni tipologia di sport ha bisogno di un'attivazione muscolare differente se uno non la fa completa per accorciare i tempi. Quindi prendete spunto e fatelo su tutti gli sport. Anche semplicemente il signore che va a camminare la domenica in montagna e si fa quelle 2 ore di camminata, si affronta e fa magari questa attivazione muscolare, questo stretching o qualche piccolo allenamento settimanale, lo agevola sicuramente nella sua uscita. Mi hai fatto venire in mente la mia domanda, che so già che è sbagliata, però è perché io sono fatto, cioè che è sbagliato quello che ho fatto, però magari fatto sono tanti sono come me. Penso che, ok, domani devo allenarmi, io sono molto on off, no? Domani sì, inizio ad allenarmi da zero e faccio 20 km di corsa e 4 giorni dopo non mi muovo, cioè i tendini che mi fanno male e non mi alleno più. Ok, allora questo è il classico approccio di chi magari non ha fatto mai tanto, diciamo, tanto sport. Arriva uno stimolo da qualche input magari esterno, interno che sia, e lì viene fuori tutta la grinta, si parte a manetta senza magari seguire consigli o un professionista del settore, bam, ci si brucia subito. È proprio lì dove va a mancare la costanza, perché dura un mese probabilmente quella tipologia di allenamento lì, perché ti bruci subito, perdi tutta la voglia
e non hai più stimolo per ricominciare e non vedi, non vedi manco i progressi, non vedi i successi del tuo allenamento. Non vedi la luce in fondo al tunnel. Esatto. Quindi ecco, quello che consiglio sia per il neofita in una determinata maniera, sia per il professionista, per l'amatore, di rivolgersi sempre a un professionista che ci possa semplicemente, anche chi non è che vuole essere magari seguito in maniera, come dicevamo prima, non è che siamo tutti atleti che voglio il personal trainer che mi segue 5 volte a settimana, no. Però voglio semplicemente stare bene e vedermi bene. Quindi il professionista cosa può fare? Può aiutarmi a fare una linea guida, stilare una linea guida per tutto l'anno e consigliarmi come approcciarmi all'allenamento. E questo ti può servire a non avere magari quei dolori assurdi, come mi dicevi tu, ai tendini, alle articolazioni dopo un allenamento, perché te lo struttura in una maniera tale che tu riesca, magari lo fai il lunedì, il mercoledì già ti senti bene per approcciare un altro allenamento. E mano a mano vedi risultati fisici strutturati nel passare del tempo. Non vedi il mese di palestra come tanti, no? Il mese di palestra, faccio un mese di palestra, wow, sono diventato grosso, i muscoli. Quella è solo ritenzione idrica e acqua che va sotto pelle, basta, fine, non è altro. Se smetti, una settimana dopo sei come prima, finito, e non rimane nulla, né a livello prestazionale né a livello estetico. Se strutturato in una maniera corretta, un anno di palestra, adesso dico un anno, ma va mantenuta sempre e costantemente, magari con momenti più attivi, momenti meno attivi, quello senza ombra di dubbio. Sì, però, ma anche non solo palestra, si possono fare tante cose anche a casa. No, assolutamente, certo, palestra vista come, sì, come base sportiva, come allenamento, assolutamente. Poi si possono strutturare a casa in qualsiasi modo. Quindi ecco, fondamentale è questo, non pensare di partire. Come stimolo va bene mettersi un obiettivo, quindi stare meglio in bici, affrontare per l'agonista magari una gara, quello può essere uno stimolo in più per partire, ma non deve essere uno stimolo fine a se stesso, perché se è uno stimolo fine a se stesso sicuramente dura poco. Io ci vado, a me piace la legna, il profumo del legno, il pino, no? Pino silvestre. Va bene, allora ci vediamo tutti al prossimo Talk. Talk. Grazie Piero. Grazie, un piacere. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao, ciao. Noi andiamo in bici, voi? Andiamo in bici, dai che è tardi, su, dai, dai.